Signori, eccoci qua. Siamo tornati con un nuovo video. Stavolta vi porto un altro gioco, ECDM. Un gioco completamente diverso da Darkest Dungeon, tutto e per tutto sostanzialmente. Dove il nostro scopo, noi giocheremo con l'Europa. Diciamo, lo scopo sarà annientare tutte le persone, gli altri stati, tutto il mondo, nuclearizzandoci a vicenda. Ora, la modalità di gioco, io sto giocando in survival, quindi significa che ogni stato, insomma, ogni micro-macro continente avrà un tot di punti, a seconda di quante nuke vengono tirate sotto le proprie città, il numero diminuirà decisamente, fino ad arrivare a zero, in quel caso si perde. L'ultimo che rimane con più punti vince. La difficoltà è normal, poi in gioco vedremo meglio, insomma, come consiste ogni singolo aspetto. Io ho fatto una partita tanto tempo fa, quindi non so se è cambiato qualche cosa, ma in qualunque caso vedremo tutto meglio una volta in gioco. E quindi niente, iniziamo con l'Europa, cerchiamo di difenderci, insomma, è uno dei paesi, in questo caso, del continente che si trova più incasinato perché si trova esattamente in mezzo. Quindi vedremo come gestirci il Medio Oriente, l'Africa e la Russia, saranno i nostri principali competitors. E niente, ci vediamo direttamente in gioco. Eccoci qua, signori, eccoci in gioco, questa è la mappa. Come potete ben vedere ci sono molte città, ogni città ha il proprio numero di abitanti, il proprio GDP, e quindi colpire le città più grandi ci permetterà di totalizzare molti più punti. Noi in Europa dobbiamo difenderci appunto da tre fronti, sostanzialmente. Ci saranno micro scontri da qui fino alla fine della partita, ma ci sarà poi una fase, verso la fine, dove sostanzialmente ci nuclearizzeremo tutti, bombardandoci. Quindi io direi che intanto partiamo subito dalle ricerche. Anzi no, partiamo subito dalle fazioni, perché la diplomazia è molto importante. Potremmo cercare di fare un'alleanza con qualcuno in particolare, e questo ci porterà vantaggi, anche perché le ricerche potranno essere condivise. Quindi io, sinceramente, con tutti i rivali che abbiamo, mi fido degli africani. Mi fido degli africani, quindi provo a giocare con gli africani, così andiamo a corcare le botte. Ma che succede? Hanno rifiutato? Hanno rifiutato? Ok, d'accordo, d'accordo. Allora, fra i due nemici, a sto punto io direi di allearci con la Russia. Perfetto. Allora ci resta soltanto i marocchini. Cioè, i marocchini. E vabbè, ma signori, ma qui siamo odiati da tu. L'America? Niente, nessuno ci accetta. La Nord America, almeno. D'accordo, io sono rimasto senza parole. Faremo per conto nostro, allora. Faremo vedere che qui o si fa, o si mantiene l'Italia, o si muore. Allora, io come tecnologie direi di puntare prevalentemente sulla difesa. Sulla difesa, poi andremo anche con i satelliti per vedere meglio i vari, insomma, nemici, dove si trovano, le loro postazioni, ma direi che iniziamo con. Ok, dopo un'accuratissima analisi, direi che iniziamo con i sistemi di difesa missilistici, assolutamente. E poi vedremo, penso che comunque. Dov'è? Penso che oltre a questi poi andremo di Advanced Aircraft qua sotto, perché sostanzialmente con l'Europa mi sa che oltre che alla flotta avremo bisogno di un'imponente aeronautica, quindi poi passeremo a quello. Mentre per quanto riguarda, direi che concentriamoci anche di più sulla ricerca, palesemente. E poi per quanto riguarda la costruzione, attualmente direi che non ci interessa, non ci interessa. Quindi per adesso andiamo avanti così. Allora, il radar. Ecco, come potete vedere, cambia anche dal punto di vista longitudinale, insomma, a seconda di che posizione lo mettiamo, e direi che attualmente sono tutti i nostri nemici, sostanzialmente, quindi direi che ne mettiamo uno in Italia, così da poter gestire il Mediterraneo, ma magari il Mediterraneo interno è più difeso, quindi intanto ne mettiamo uno in Spagna, così da poter vedere tutta quest'area, anche se è poca, ma meglio di niente.
Uno in Europa centrale, assolutamente, e un altro sempre qui nel basso Mediterraneo, in Grecia, così da poter vedere i movimenti, insomma, che succede, che vengono fatti in queste zone. Poi, la nostra flotta sarà molto importante, io direi assolutamente di metterla qui nel Mediterraneo, così, come potete ben vedere, avrà un vastissimo raggio di difesa. E quindi sì, necessariamente qua. Con di supporto tutti i destroyer, insomma, ci dobbiamo ben difendere. Il nostro sottomarino solitario lo manderei qui, così che giri nel Pacifico totalmente inosservato. E l'aeroporto. L'aeroporto, vedete, comunque ha un ranging pazzesco. Quindi direi di metterlo sicuro, sano e salvo in quel di Germania. Direi proprio di sì. E direi anche di fare dei pattugliamenti. Sì, fare un po' di giri. Stesso vale per la marina, che manderei vicino allo stretto, difendiamo l'Italia, difendiamoci dai nostri amici. Direi di andare avanti. Io manderei avanti veloce, intanto col sottomarino ci muoviamo nel Pacifico, direi di andare abbastanza veloce avanti. Appena succede qualcosa di interessante, come qualche alleanza, si spera, proseguiamo. Signori, abbiamo individuato nel Mediterraneo un sottomarino dell'Asia. Quindi West Asia immagino sia, sì, esatto, il Medio Oriente. E allora direi che facciamo fuoco. Qui lo scontro è molto cruento. Ci hanno colpito la porta aerei? I fighter dovrebbero attaccare anche la porta aerei. Ok, non è stato bisogno. Li abbiamo fatti fuori molto rapidamente. Diciamo, la flotta però ha subito dei danni, quindi torneremo in zona safe. Direi di tornare in zona safe. Se solo riuscissi a capire. Cazzo, ok. Torniamo in zona safe per ripararci. Vedete, comunque funziona così nel mondo. Appena ti gira male, tu bombardi un sottomarino nemico. Diciamo che la diplomazia in questa fase è andata un po' a farsi benedire. Io ho timore in realtà per i russi. Questi sono preoccupanti, però attualmente direi di concentrarci sulla ricerca. Assolutamente, ci servono le antiaeree per appunto difenderci da eventuali attacchi. Quindi direi nuovamente rendiamo più veloci. Intanto il nostro sottomarino qui nel Pacifico sta facendo un suo bel giretto, non ha incontrato nessuno, io direi di muoverci verso l'alto. Immagino un'ideale traiettoria sarebbe questa qua, verso l'alto, quindi pattugliamo quelle zone e andiamo avanti. È stato scoperto un destroyer sovietico qua sopra. E anche un radar. E allora io direi che il radar lo andiamo molto tranquillamente a bombardare con un po' di bombette. Intanto mandiamo qualche fighter magari qui di guardia. E poi, come altra cosa, direi che in qualche modo dovremmo intervenire verso questo destroyer. Potremmo mandare qualche velivolo, che bombardiere. Però direi per adesso lasciamo in pace i russi, anche in vista di un'ipotetica alleanza futura. Continuiamo a pattugliare l'aria. Intanto andiamo a far fuori il radar, vediamo se la missione riesce. Grandissimo successo. Allora direi di ritornare poi tutti in posizione e andare in mari a noi alleati. Ok, è stata effettuata la ricerca dell'antiaerea, che direi che è ottimo. E allora inizierei pian pianino a ricercare anche, abbiamo detto, migliorare insomma la nostra aviazione. Direi che un paese come il nostro dovrebbe essere abbastanza importante. Poi inizierei anche adesso a produrre un bel po' di antiaerea, così da pararci e poter mobilitare la flotta anche nel Pacifico. Perché piazzando parecchia antiaerea in Europa dovremmo essere, o comunque nel Mediterraneo, dovremmo essere in grado di spostare la flotta. Dato che ci sono i destroyer sovietici, sovietici, immagino che qui non siano proprio sovietici, però ci sono i loro destroyer che girano, indisturbati almeno. Intanto per le alleanze nessuno ne ha creata alcuna, ed è una cosa abbastanza rara, in realtà non mi è mai capitato. Io riazzarderei con l'Africa. Vediamo cosa ci dicono. Un alleato africano potrebbe essere molto utile. E invece rifiutano. Vabbè, faccio il solito giro di alleanze e poi vediamo se qualcuno accetta. Attenzione, signori, i nostri Alliance formed.
I nostri alleati storici, l'America del Nord, gli USA, accettano di entrare in alleanza con noi. E di tutta risposta i russi si alleano col Sud, col Pacifico, quindi con l'Oceania, insomma. Interessante mossa, anche perché effettivamente gli americani saranno un po' contro. Quindi ci schieriamo così in un asse antirusso. Gli americani non sono male. Vediamo se accettano di condividere le loro ricerche, rifiutano. Il radar? Accettano. Piano piano, piano piano, ci integriamo sempre di più con l'America. Vedremo se riusciremo a condividere le ricerche, sarebbe un ottimo risultato. Intanto vediamo, andiamo avanti, sperando l'assetto diplomatico potrebbe cambiare, visti questi nuovi eventi. Vediamo che succede. Noi risponderemo. Ecco, si è formata un'alleanza, Sud America con l'Africa. Questo potrebbe essere interessante, anche perché mette una luce ancora maggiore sulle problematiche. Insomma, sarà una guerra fra nord e sud, nord del mondo verso sud del mondo. Vedremo, vedremo come si evolve, ma non promette bene perché noi siamo un po' contro tutto il mondo attualmente, quindi vediamo, andiamo avanti e speriamo bene. Attenzione, l'est, l'Asia dell'est, sarebbe l'India? No, la Cina vuole entrare nella nostra alleanza. Ottimo, come una sorta di coalizione anti-Russia e Pacifico. Anche perché così ci metterebbe in possibilità, insomma, di avere tre alleati. Quindi accettiamo. Quindi esisterà un'alleanza con due soli membri. Questo potrebbe essere interessante. Quindi è formata, ormai è formalizzato, siamo. L'alleanza probabilmente è più forte del mondo attualmente. Diciamo, se dovessimo tener conto della geopolitica moderna del 2021, abbiamo Europa, Nord America e Cina. Siamo in una botte di ferro, anche se nello scenario europeo ci troviamo a combattere da soli. Però vediamo, vediamo cosa succede. Ma qui, cosa hanno fatto? Vabbè, vediamo cosa succede. Ed ecco, alla fine, che anche l'ultima, ovvero il Marocco, ha scelto la sua alleanza, ovvero quella con il Sudafrica e il Sud America e l'Africa. Insomma, noi ci troviamo contro tutti quanti. Gli amici, i nostri amici sono i più lontani. E quindi io opterei per un assetto difensivo, anche perché l'obiettivo è sopravvivere. Quindi se loro non riescono a colpirci, noi viviamo. Quindi io prima di tutto opterei per un assetto difensivo, dato che siamo circondati da nemici. E niente, andiamo avanti e speriamo bene. Come detto, ho pensato delle difese qui prevalentemente nel Mar Mediterraneo, così da poter spostare la nostra flotta altrove e da poter gestirla meglio, anche perché attualmente. Intanto si è riparata? Sì. L'avevo mandata qui nel Mediterraneo per ripararsi e direi allora di iniziare a muoverla, tutta la flotta, ovviamente. Direi di iniziare a spostarci verso il Pacifico e verso i territori dei russi. Intanto continuiamo a fortificarci qui nel Mediterraneo. La priorità è sempre questa, la difesa del Mediterraneo. Ok, un altro riscontro. Siamo riusciti a ottenere, a far passare come votazione quella di condividere le nostre ricerche. Quindi vediamo cosa hanno ricercato gli altri. Niente, sostanzialmente niente. Vabbè, io mi auguro che adesso ricercheranno qualcosa di utile, così da poterlo condividere anche con noi. Andiamo avanti. Signori, come potete ben vedere, i nostri alleati hanno fatto delle ricerche che ci portano ad avere missili sempre più cazzuti. Ovviamente non potevano che non essere gli americani a fare questo tipo di ricerche, solo che per usarli ci servono dei camion, penso più che camion, insomma, delle postazioni di lancio missile mobile e dei sottomarini insomma, adatti per lanciare missili che non abbiamo, quindi attualmente le ricerche degli americani se le possono ben tenere loro, sempre d'aiuto gli americani, sempre di grande aiuto. Come potete ben vedere, sto spostando la flotta militare verso la Russia e intanto il nostro sommergibile in Africa, così da poter spottare qualche diciamo base o comunque difesa nemica. Intanto abbiamo ultimato le 10 difese antimissile che continuerei a mettere nel Mediterraneo. Fin tanto che non abbiamo ricerche nuove, continuerei a produrne. In realtà, perché non sono così tanto fiducioso delle mie difese. Che se non abbiamo. Anche qualche cruiser potrebbe essere utile. Un'altra flotta, però ci vuole tanto, tanto tempo.
Allora io per adesso direi continuiamo a difenderci. Ho ultimata la ricerca dei velivoli avanzati. Questo ci permetterà di costruire e potenziare i nostri già esistenti velivoli. Direi che possiamo assolutamente iniziare a studiarci dei radar e sistemi di difesa sempre, sempre migliori. Anche i satelliti non sarebbero male, però intanto io direi di migliorare i nostri radar. Continuiamo la nostra creazione di una sorta di muro di artiglierie antiaeree, comunque di difese missilistiche, dato che la situazione peggiorerà più passa il tempo. Siamo contro tutti quanti. Quindi la nostra difesa parte da Odessa e raggiunge Siviglia. Sarà un grande muro che adesso continueremo ad espandere. Ecco. Ultimata la ricerca dei radar spaziali, direi che proseguiamo con i satelliti. Sì, assolutamente, o miglioriamo qualcosa. Potremmo migliorare i radar. I nostri alleati che stanno facendo? L'Asia dell'Est? Non so, SSBN, non ho idea di che tecnologia sia. Ah, ok, migliorano. Ah, i sottomarini, ottimo. Gli americani continuano a migliorare le armi atomiche. Fantastico. E allora sì, io direi che ci concentriamo noi sulla difesa. E miglioriamo i nostri radar. Ok, ultimata la ricerca dello space radar, io direi di concentrarci finalmente di fare un progetto a lungo termine e creare una flotta nuova con i contromaroni, con due cruiser e un destroyer. Ci vorrà 30 minuti, però sarà una grande flotta che servirà per la difesa del Mediterraneo ed evitare vari bombardamenti. E poi riprenderemo con le difese missilistiche. Intanto miglioriamo i radar tra 13 secondi, quindi direi di fare subito, così vediamo la prossima ricerca, anche perché gli altri non hanno finito ancora. Quindi direi di partire col satellitare. Facciamo un bel satellite, studiamo i satelliti, spia, immagino, perché i satelliti già suppongo esistano, e proseguiamo. Intanto piazziamo questo Space Radar. Come vedete, lo Space Radar ci dà una grandissima copertura. Direi di metterlo proprio in centro Europa, così da vedere l'arrivo di missili in modo preventivo, o nel nord. Direi di questo metterlo qui in centro, così da poter fare una copertura generale. Poi magari uno a nord, così da avere una copertura maggiore, anche perché se il mondo è sferico, come presumo sia, gli australiani possono bombardarci passando sopra l'Artico. Quindi direi che potremmo doverci difendere anche da sopra. Signori, siamo completamente in balia dei nostri avversari. Questo non mi piace, non mi piace. Quindi direi per adesso di metterlo sempre in quel di Germania e di difenderci così da attacchi a lungo raggio. Certo, lui diciamo che non è che ci permette di vedere dappertutto, però in caso dovesse partire un missile riesce a identificarlo. Anche perché ben presto, con l'arrivo della nuova flotta, mi sa che possiamo passare un po' all'offensiva e iniziare a creare problemi all'alleanza gialla, insomma, quindi Africa, Medio Oriente, Sud America, così da tenerci buoni russi e iniziare un po' di casini in giro per il mondo. Vediamo, vediamo, vediamo. Attenzione, signori, abbiamo individuato una difesa antiaerea russa vicino al nostro confine. I nostri velivoli riuscirebbero ad attaccare. Possiamo provare a fare. Sarebbe rischioso. Però abbiamo in caso qui la flotta, quindi a seguito di un loro contrattacco dovremmo essere in grado di difendere. Allora partirei. Intanto manderei i nostri bombardieri. Partirei con i fighter. Li manderei ad attaccare. O comunque li manderei qua in zona a difendere, in caso di. Sperando che funzioni così il gioco. Però immagino siano in grado di difendere e poi direi di attaccare con tutto quello. Ah no, ma possiamo attaccare anche direttamente. Allora sì, cancella tutti gli ordini. E proprio l'intero aeroporto attaccherà a questo punto qui. Quante volte vuoi? Vai, vai, vai. Vediamo se l'operazione Leone Marino. No, no. L'operazione, diciamo, Barbarossa 2.0 avrà inizio e se ne funzionerà. Mi auguro di sì. Ecco che partono. Ma solo uno? Mandiamo pure la flotta. Esatto, mandiamo qualche fighter della flotta a difenderci. Vediamo se l'operazione Barbarossa avrà effetto. Partono dai contraerei. Primo attacco non è andato proprio a segno.
l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta senza subire alcuna perdita. Quindi io direi, uomini, torniamo tutti a casa. Decisamente una grande vittoria. Una grande vittoria. Allora, tornerei a casa, evitando di perdere velivoli. Sì, sostanzialmente non abbiamo perso alcun velivolo. Un grande successo. La nostra prima operazione, per quanto banale possa essere, è stato un grandissimo, grandissimo successo. Andiamo avanti, che il mondo, insomma, attende di essere distrutto. I nostri alleati statunitensi, ovviamente non potevano che non essere loro, hanno ultimato la ricerca di razzi avanzati nucleari con i mega, cioè con potenti megatoni, insomma. Robe serie, robe serie. Allora direi che gli lasciamo continuare a ricercare robe di distruzione di massa, che gli piace tanto agli americani, gli piace tanto. Noi gli lasciamo così, tranquilli, intanto che noi potremmo già iniziare a pianificare la nostra offensiva in quelle di Costantinopoli. Vediamo, vediamo. Abbiamo identificato un altro sistema di difesa stavolta dell'Africa. Siamo un po' distanti, ma potremmo tentare un attacco. Vediamo se riusciamo. Mi auguro in realtà di avere una flotta nel Mediterraneo il prima possibile, così da poter difenderci anche a seguito di queste minacce, insomma. Vedremo, vedremo se l'operazione in Africa avrà il suo effetto. Stavolta conto di perdere qualche velivolo, arriva la loro contraerea, arriva il loro supporto aereo. Vediamo, ecco, fatto fuori. Merda, merda, merda. Ritirata, ritirata, cancelliamo. Torniamo in base, torniamo in base. Niente, siamo troppo distanti, non riusciamo. Probabilmente hanno un aeroporto lì vicino. Via, 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 ritirata, ritirata. Grandi perdite, grandi perdite. Oggi, sfortunatamente, la flotta, ci serve la flotta nel Mediterraneo. Una flotta in grado di intervenire tempestivamente. Non siamo in grado di offendere nel Mediterraneo. Ci limitiamo a difenderci. Andiamo avanti. Non mi è piaciuta questa sconfitta. Molti uomini valorosi sono morti oggi. Non deve più accadere. Ricercata la nostra portaerei di cui si discuteva tanto. La mettiamo qui. In attesa dell'arrivo della costruzione delle sue navi di difesa. Perché, diciamo, perdere una portaerei non è ciò che auspico nel breve tempo. Così poi da poter effettivamente fare un'offensiva della costa africana. Intanto io manderei questo sottomarino che era incaricato di pattugliare il Mediterraneo a visionare un po' cosa succede in questa parte della costa, così da poter individuare magari qualche difesa nemica che poi faremo fuori. Intanto, come potete vedere, ho spostato il focus sulla costruzione. Abbiamo parecchie cose da costruire, la ricerca. Per adesso la mandiamo un po' indietro e con mio stupore, non so, gli americani stanno ricercando le bombe termonucleari. Insomma, sempre loro, sempre maledetti americani. Intanto che la flotta viene ultimata, già abbiamo due cruiser che difendono la nostra portaerei per l'offensiva in Africa, effettivamente difese russe continuano a spuntare nei nostri confini. E quindi qui, nella zona nord, diciamo che abbiamo maggior controllo, vista la portaerei. Opererei per l'azione Barbarossa 2.0. E facciamo fuori questa antiaerea. Vediamo che succede. Ah, bombardiamo proprio. Ehi, 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 che succede? Cosa? Abbiamo scatenato un conflitto. Succede qualcosa di devastante. Ok, qui abbiamo vinto. Abbiamo anche bombardato Mosca. Abbiamo fatto fuori la loro base aerea. Allora, ok. Devo ammettere che siamo stati un po' tanto, un po' troppo aggressivi, ma fatto fuori il nostro aereo, gli scontri continuano e abbiamo vinto. Abbiamo vinto. La maggioranza degli aerei è ancora nostra. Parte un'offensiva. Offensiva russa. Continuano ad attaccarci. E noi perdiamo velivoli, ma dovremmo avere il numero. Non credo che loro riescono a sostenere il nostro. Diciamo, abbiamo parecchi velivoli qua sopra. E questa è stata un'offensiva inaspettata da parte dei russi che deve essere punita. Una volta ultimata la flotta che si inizierà a muovere verso le coste dell'Africa, pianifichiamo con una bomba nucleare il bombardamento di San Petersburg.
come comunemente chiamata Leningrado. No, non credo. Eh sì, mi sa che ci tocca, ma posso equipaggiargli la bomba? Equipaggiate 4 bombe atomiche che verranno lanciate. No, dai, ne lanciamo due. Intanto vengono lanciate qui. Due bombe atomiche su St. Petersburg. Vediamo. Una operazione dei russi che non deve essere lasciata impunita. Arrivano le difese russe? Ok, si è sentito il bombardamento. Continuiamo a difenderci noi. È dividuto l'aeroporto. Facciamo fuori l'aeroporto. Facciamo fuori l'aeroporto. La musica cambia. Effettivamente siamo in un'azione molto concitata e si attacca all'aeroporto, signori. La guerra è giunta alle porte della ridente. No, ma restiamo. No, no, no. Mi sa che sto per lanciare una bomba atomica sull'aeroporto. Sì, più di una anche. Sì, decisamente. No, 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 togliamo. Non armiamoci più di bombe atomiche, cortesemente. Sì, facciamo fuori anche l'altra antiaerea. Non dobbiamo permettere di costruirsi delle difese ai russi. Intanto io sbaglio a cliccare. Niente difese, non dobbiamo permettere la difesa ai russi. Ok. Intanto, gravi danni a San Pietroburgo. Vabbè, io immagino che riceveremo ben presto notizie da parte dei sovietici, ma attualmente rimaniamo in difensiva. Abbiamo vinto lo scontro. Aumenterei drasticamente le difese in Russia. E abbiamo vinto. Ottimo, ottimo. Intanto adesso la seconda operazione è in Africa. Ma, siccome si è fatto una certa, signori, intanto i russi perdono appunto punti. È stata bombardata a San Petersburg. Io direi che ci vediamo nel prossimo episodio. Intanto diamo un'occhiata prima di chiudere ai nostri alleati che hanno già ben 3 aeroporti, ma non una flotta. Ci sta, diciamo che non spicca la flotta cinese. Ci sta, una difesa dell'entroterra, mentre gli americani, al contrario, hanno una grande flotta che pattuglia qui, ma peccano di aeronautica. Ne hanno poche basi sul nord. Vabbè, comunque interessante, anche perché qui è stata spostata la flotta sovietica, che quindi noi abbiamo il totale controllo dei mari in questa zona. Un inizio molto promettente anche perché la difesa, l'Iron Dome, versione europeo, sta venendo ultimato. Già sono insomma, non so, credo si possa vedere il numero esatto. Forse no. Forse no, sì, invece sì, sono morte più o meno 400.000 persone in Russia a seguito del nostro attacco, che immagino che dai vertici di Mosca non rimarrà impunito. Vedremo, vedremo in futuro. Intanto concludiamo qui, la prossima volta dovrebbe esserci Darkest Dungeon. Il prossimo episodio dovrebbe essere Darkest Dungeon, quindi vedremo intanto. Rimaniamo così e ci sentiamo al prossimo episodio, signori. Perché ricordiamo, o si fa l'Europa o si muore.